l'innovativa iniziativa di ETRA, illustrata in conferenza stampa tenutasi nella sede di Cittadella in via del Telarolo 9. Sono state illustrate le nuove modalità da adottare nel territorio servito da ETRA per conferire in appositi nuovi contenitori due particolari tipologie di rifiuti: l'olio alimentare usato e i rifiuti tessili, materiali che possono avere una seconda vita e che invece spesso finiscono, nel caso dell'olio alimentare, nelle condotte domestiche, con gravi danni all'ambiente, alle tubazioni e agli impianti, e nel caso dei rifiuti tessili, nel secco. Non potevamo mancare noi di Prima Free, sempre pronti a far conoscere ai cittadini le nuove strategie aziendali di ETRA. Siamo a Cittadella, sede generale di ETRA. Ci sono di nuovo i contenitori per l'olio alimentare e per i rifiuti tessili, una cosa davvero importante. Sì, l'obiettivo è proprio quello di andare a ridurre la produzione di rifiuto secco nel caso dei tessili, perché abbiamo il piano regionale dei rifiuti che ci impone una raccolta differenziata almeno dell'84% entro il 2030, quindi cominciamo dai vestiario, perché comunque rappresenta un 5 kg per abitante ed è una tappa importante verso l'84%. L'olio di cucina, quello con il quale si frigge il pesce o le patatine, se disperso nell'ambiente diventa un inquinante potentissimo, se invece raccolto come abbiamo proposto, stiamo proponendo ai nostri cittadini, diventa una, diciamo, risorsa, perché viene avviato alla rigenerazione e diventa biocombustibile, biodiesel. Quindi è un'operazione economica e nello stesso tempo anche verde. Secondo me è estremamente importante sensibilizzare l'opinione pubblica, Presidente. Senz'altro, e questa è la prima tappa, perché da oggi abbiamo senz'altro convocato voi che ci date una mano con le vostre testate, con le vostre TV, con le vostre emittenti, ma dovremmo entrare in tutte le case con un servizio di informazione accurato. Una cara amica, Antonella Argenti, sindaco di Villa del Conte, presidente del Consiglio Bacino Brenta per i rifiuti di ETRA. Bisogna combattere la diseducazione dei cittadini. Sì, confermo, questo è il grande dilemma, quello di informare i cittadini che solitamente e inopportunamente compiono delle azioni solamente per non conoscenza. Quindi va creata cultura, va insegnato al cittadino quelle che sono le abitudini sane per la nostra salute e per l'ambiente. Smaltire dell'olio esausto in maniera sbagliata, buttandolo nel lavabo piuttosto che nel tombino, crea degli disequilibri alla flora e alla fauna davvero importantissimi. Già la nostra terra è ormai bistrattata in tanti modi, cerchiamo almeno nelle piccole azioni quotidiane di salvaguardarla. Siamo con il direttore generale dell'ETRA, dottor Domenico Lenzi. Davvero complimenti per questa bellissima iniziativa. Grazie mille, è un'iniziativa comunque che sta nelle nostre attività principali, principalmente di educare. Anche oggi è un giorno di lancio di due campagne, educare i nostri cittadini a ridurre i rifiuti che vengono smaltiti o in discarica o in termovalorizzatore. E quindi oggi lanciamo queste due campagne di raccolta degli oli esausti e vegetali, da frittura insomma per intendersi, e di raccolta dei tessuti. Con queste due raccolte noi ridurremo i rifiuti che poi vengono trasferiti alla discarica, appunto. Siamo con il dottor Roberto Parolin, direttore servizio ambientale integrato ETRA. L'ostacolo più grande sia quello di sensibilizzare l'opinione pubblica. Assolutamente, queste sono belle iniziative, ma hanno bisogno della collaborazione dei cittadini. Io sono fiducioso, noi abbiamo i nostri utenti, i nostri cittadini che sono molto sensibili a questi tipi di temi ambientali, quindi sono fiducioso nella collaborazione. E già l'hanno dimostrata anche negli anni passati, perché il sistema della raccolta degli oli vegetali è già in essa da anni, quest'anno andremo a migliorarlo,
e quindi non ho dubbi in merito, insomma. Dove lo butto l'olio alimentare? L'olio, se disperso nell'ambiente, inquina il sottosuolo perché contamina i pozzi di acqua potabile, la flora perché impedisce alle radici delle piante l'assunzione delle sostanze nutritive, gli specchi d'acqua perché impedisce l'ossigenazione e compromette la vita della flora e della fauna. Non va gettato nel water o nel lavandino perché causa tappi e intasamenti nelle condutture, anche domestiche, con conseguenti danni agli impianti. L'olio, ricordo, per uso alimentare è quello usato in cucina per friggere, è l'olio di conservazione dei cibi in scatola o in vetro, è l'olio di oliva o di semi usato per condire. Dove li buttiamo i rifiuti tessili? La raccolta riguarda i capi di abbigliamento, magliette, maglioni, camicie, pantaloni, gonne, vestite, giacche, giacconi, cappelli, guanti e altro, comprese anche scarpe, cinture, borse e borsoni. Verificate sul sito di ETRA dove sono posizionati i contenitori nel vostro comune.